Aziende che chiudono i battenti, negozi che abbassano le serrande, ma nonostante la crisi in ciociaria, arrivano anche segnali positivi che riportano un po' di ottimismo e che tornano a far girare l'economia, come la Fiera Campionaria di Sora che quest'anno festeggia la sua 40ª edizione. Centinaia gli stand che si snodano nei padiglioni della fiera, a Sora in via Barca San Domenico, con aziende che arrivano da tutta l'Italia. Un'iniziativa che stimola ed incentiva le capacità produttive delle imprese di diversi settori. Ci sono tante idee per la casa, a partire dall'edilizia, agli arredamenti, il giardino, c'è il salone della meccanica, veicoli industriali, macchine ed attrezzi agricoli, arredo negozi, bar, ristoranti e tanto altro. L'apertura c'è stata in mattinata, la fiera sarà aperta fino al 6 di ottobre. 40 anni sembrerebbero un traguardo, ma per me e per la mia famiglia rappresentano un momento di partenza, per rinnovarsi e per crescere insieme al nostro territorio. A noi farebbe davvero piacere che le istituzioni fossero sempre al nostro fianco, così come oggi stanno con noi e rappresentano insieme con noi la Fiera di Sora. E in un momento difficile però abbiamo cercato di mettercela tutta, di fare di tutto per portarla avanti e veramente desideriamo e vorremmo che diventasse la vetrina delle novità della nostra città. Tra le tante novità, domenica alle ore 12, appuntamento con un grande chef della cucina italiana. Avremo questo show cooking del maestro Fabio Campoli che ci onorerà delle sue ricette e quindi invitiamo i clienti, i nostri visitatori a stare con noi. 40 anni di attività all'insegna della crescita e dell'innovazione continua. 40 anni sono tanti, però è il segno di una presenza importante in questo territorio, in questa provincia, grazie anche alla famiglia Bruni, è un volano importante. In questo periodo insomma, di crisi conclamata, un segnale di incoraggiamento lo dobbiamo dare come istituzioni agli organizzatori. L'augurio è quello di essere veramente un polo attrattivo. Io uso molto questa parola in questo momento perché credo che il nostro territorio giochi tutta la sua scommessa in una riscoperta di attrattività.